Il sud dell'Italia è un posto stupendo dove navigare, perché le acque sono splendide e la stagione nautica dura molti mesi. Siamo in Calabria, dove la tradizione e la passione nautica sono ben radicate. A Soverato c'è un'azienda che ha una lunghissima esperienza, la motonautica Fratelli Ranieri. Tutto nasce alla fine degli anni 60 per opera di Pietro Ranieri, che oggi insieme ai figli Salvatore e Antonio conduce uno dei cantieri italiani più importanti per le imbarcazioni fino a 10 metri. Mio zio nel 1958 ha comprato questa moto e da questa moto è venuta la passione della moto, della meccanica, del motore. E praticamente io facevo scuola la mattina e il pomeriggio andavo all'officina per insegnarmi il mestiere, fino all'età di 16 anni. All'età di 16 anni mi sono messo in proprio. E da lì, dalla riparazione delle moto, siamo passati alla riparazione dei motori marini. Dalla riparazione dei motori marini alla vendita, dalla vendita alla costruzione. Abbiamo iniziato con delle lancette nei primi anni 70. Poi dalle lancette siamo passati al piccolo motoscafino di 4 metri, 4 metri e mezzo, 5 metri e mezzo e così via. E oggi abbiamo una gamma di barche di circa 45 modelli. Dall'anno scorso abbiamo iniziato a costruire dei gommoni, abbiamo iniziato con 3 modelli, adesso siamo arrivati a 8. Quest'anno presenteremo altri 4 modelli per la Fiera di Genova e quindi poi per l'anno 22 vediamo, abbiamo altri programmi, vediamo. Dico spesso che non dobbiamo farci ingannare dalla bellezza delle barche, perché è soprattutto importante considerare come sono fatte e come navigano. Cominciamo dal primo di questi quesiti. Entriamo in fabbrica per vedere come nascono le imbarcazioni Ranieri International. Come hanno fatto i Ranieri ad avere successo fino al punto di esportare nel mondo le loro barche? Semplice. Realizzando prodotti di qualità. Già, ma come si produce una barca di qualità? Semplice, controllando ogni materiale e ogni fase della lavorazione. Ed è proprio per questo che i Ranieri hanno scelto di fare tutto all'interno del sito produttivo di Soverato. Tutto, dalla progettazione alla produzione. Vediamo nel dettaglio come viene costruita una barca o un gommone Ranieri International. Si parte dal gelcoat, cioè dal rivestimento esterno, che dona splendore al prodotto, ma al tempo stesso lo protegge. È il primo materiale ad essere spruzzato sullo stampo, quindi deve essere di ottima qualità e va dosato da mani esperte. Sopra il gelcoat si stendono le fibre di vetro e la resina. Le operazioni di stampaggio vengono eseguite manualmente, come in quasi tutti i cantieri che producono modelli di questa dimensione. L'importante è usare fibre di vetro e resine pregiate e nella giusta quantità, e poi rullarle con attenzione, seguendo tutte le forme dello stampo. Qui le capacità individuali possono fare la differenza. Per fare in modo che le fibre di vetro aderiscano allo stampo perfettamente anche nelle zone più difficili, quelle più spigolose, utilizzano un componente speciale, il Freecoat, che ha questo colore blu intenso. La robustezza dello scafo dipende anche dai rinforzi strutturali, che però non devono essere inutilmente sovrabbondanti perché causerebbero un aumento del peso e quindi una riduzione delle prestazioni. Dall'esame di questa stampata si comprendono due caratteristiche fondamentali. Primo, l'attenzione che hanno dedicato ai rinforzi e secondo, che tutti i gavoni sono controstampati, isolati dal fondo. È interessante osservare come si tratti di un monoscocca che comprende tutte le parti più importanti della coperta, dal fondo della cabina al vano dove viene alloggiato il serbatoio del carburante, separato dalla carena, al serbatoio dell'acqua, strutturale. Ma è ancora più importante osservare il mosaico di rinforzi
su questo rovescio della coperta. Ci sono elementi diversi come il poliuretano espanso, essenze di vario tipo che servono per dare maggiore solidità alla coperta, sia per resistere alle sollecitazioni cui è sottoposta, sia per poter installare meglio tutti gli accessori e i componenti che poi definiscono l'allestimento generale della barca. I fratelli Salvatore e Antonio hanno seguito l'impostazione data all'azienda dal padre Pietro Ranieri, vale a dire realizzare tutto ciò che è possibile all'interno dello stabilimento per controllare i processi, la qualità dei materiali forniti e dei prodotti finiti. Non basta, Salvatore e Antonio e anche il padre Pietro sono impegnati in prima persona nella scelta dei nuovi modelli, seguono i progetti, la costruzione e infine collaudano personalmente le imbarcazioni e i gommoni per acquisire informazioni che saranno introdotte nel ciclo produttivo al fine di continuare a sviluppare il know-how e i prodotti. Chi è abituato a valutare la qualità delle imbarcazioni può cogliere immediatamente il valore di questi modelli osservando la perfezione delle superfici, la lucentezza del gelcoat, la solidità dello scafo e dell'assemblaggio e, approfondendo l'esame, si colgono i segni della qualità delle lavorazioni. In questo momento sta per nascere una nuova barca. La carena viene estratta dallo stampo. La carena è lucente ed è perfetta, non ha bisogno di ulteriori lavori perché è uscita da uno stampo perfetto. No, non è perfetta. Qui c'è un buco. Serve per far entrare l'aria, altrimenti non si staccherebbe. Adesso entro nella carena perché ci sono parecchie curiosità da osservare. Il reticolo di rinforzo è piuttosto fitto e questo è usuale, ma è inconsueto il fatto che abbiano deciso di stendere un prodotto antiosmosi in sentina. La ragione è semplice, la vetroresina può essere attaccata dall'acqua non solo all'esterno, ma anche qui, dove spesso l'acqua ristagna. Anche questi elementi sono piuttosto particolari, sono importanti perché qui si appoggia la coperta su una superficie piuttosto vasta. E in più sono stati riempiti con schiuma poliuretanica, in modo da assumere anche la funzione di riserva di galleggiamento. Anche qui a poppa ci sono dei vani stagni che, insieme al metodo di costruzione con la coperta controstampata, rendono di fatto l'imbarcazione tecnicamente inaffondabile. E questo principio è comune a tutti i prodotti della Ranieri International. Prima che chiudano la coperta sullo scafo, voglio farvi notare l'insieme di tubazioni dentro cui passano tutti i cavi elettrici e meccanici, perfettamente isolati, stagni, lontani dall'acqua. Il cantiere disegna anche i componenti dell'imbarcazione, pensando non soltanto all'estetica, ma anche alla funzione. Questo candeliere, ad esempio, viene fissato sul prigioniero in modo molto semplice, così è più facile sostituirlo. La Ranieri International ha il certificato di qualità ISO 9001 e così tutte le sue imbarcazioni, che hanno una vera e propria carta d'identità in cui sono riportate tutte le lavorazioni che vengono effettuate e che ha permesso nel corso degli anni di aumentare progressivamente la qualità. Guardate a che punto sono arrivati. Mettono il silicone anche nei fori dei rivetti, così non entra all'interno dello scafo nemmeno una goccia d'acqua. Ora, chi ci segue dall'estero potrebbe domandarsi dove vedere e provare queste barche. Ranieri International partecipa a molti importanti saloni nautici internazionali, dal Medio Oriente al Mediterraneo al nord dell'Europa. Nel catalogo sono presenti 35 imbarcazioni e recentemente hanno avviato la produzione di gommoni e, dopo un anno di attività, sono già 10 i diversi modelli pneumatici. Per la gamma Cayman, cioè per i gommoni, utilizzano gli stessi processi costruttivi impiegati per le imbarcazioni. Naturalmente anche la parte pneumatica è prodotta nello stabilimento e non da terzisti, come avviene per molti altri costruttori di battelli pneumatici. In questo modo il processo di sviluppo è più rapido perché è diretto. Al contrario di altre aziende, i Ranieri
non hanno voluto delocalizzare la produzione e vanno fieri di questa scelta perché possono dire che le loro imbarcazioni sono al 100% made in Italy. In cantiere realizzano anche le sellerie perché sanno come devono essere fatte. I tessuti sono bellissimi, ma cosa c'è sotto? Le imbottiture sono in cellula chiusa, così non assorbono umidità. Poi sopra c'è uno strato di Dacron per renderle più morbide. E la struttura è in PVC o vetroresina, non in legno, perché marcirebbe. Il rigging, cioè l'insieme di tutte le predisposizioni meccaniche ed elettriche che servono per montare il fuoribordo, viene effettuato in cantiere e questo aggiunge valore al prodotto. Vi spiego perché. Io ho fatto montare il navigatore della mia auto dal concessionario, ma hanno installato l'antenna GPS nel posto sbagliato e non funziona. La casa madre non lo avrebbe mai fatto. Ecco perché è importante che la maggior parte delle lavorazioni vengano effettuate in cantiere. Questo cantiere ha un altro importante vantaggio su molte aziende concorrenti, è a due passi dal mare e questo facilita le operazioni di collaudo dei nuovi modelli. Se qualcosa non è perfetto, se qualcosa nel tempo può essere migliorato, lo fanno direttamente e il know-how dell'azienda cresce rapidamente. Sono molto contento di quello che ho fatto. Anche perché gli ho dato anche la possibilità ai miei figli di intraprendere questo mestiere, che loro mi seguono passo per passo, anzi devo dire grazie a loro per questa innovazione, l'ultima innovazione che abbiamo avuto, perché sono stati loro a portarmi, di spingermi sempre di più, ed io non posso dire di no, di fronte a queste loro richieste io non posso assolutamente fermarmi. Pietro Ranieri aveva iniziato 50 anni fa elaborando motori. Oggi il suo cantiere fa navigare decine di migliaia di persone. Lui ha realizzato un sogno e anche quello di molti diportisti.